Ciao gente, cari spettatori e benvenuti in questa nuova Rarità in Italiano. Quest'oggi andiamo a scoprire il sistema operativo di Apple macOS 8, una versione del classico macOS rilasciata a luglio del 97. Questa versione funziona anche sui processori PowerPC ed è il successore del System 7, nel periodo in cui Apple decise di rilasciare il suo sistema operativo anche agli altri produttori di computer per realizzare dei cloni del Macintosh. Troverete come sempre tutto il materiale qui sotto in descrizione. Per provare questo sistema anche sul nostro computer possiamo usare differenti emulatori, tra i quali ShipShaver, che permette di virtualizzare un vero e proprio Macintosh. Io ho già realizzato un video su come configurare questo emulatore, lo troverete sopra nelle schede oppure qui sotto in descrizione. Nell'archivio che ho pubblicato nel blog troverete due file. Il primo è quello con il vero e proprio programma di installazione di macOS 8, che fa anche da disco di avvio per accendere il nostro Macintosh. Inoltre il secondo disco è un aggiornamento denominato macOS 8.1. Apriamo la finestra del nostro emulatore ed assicuriamoci di aver creato un disco rigido per il nostro Macintosh. Potete farlo da 512 e rinominarlo come volete. E poi inserite il disco di avvio di macOS 8. Dopo aver inserito il nostro disco di avvio, selezioniamo Start e avviamo la nostra macchina virtuale. Se avete creato da poco il disco rigido virtuale per installare il nostro sistema, vi chiederà di formattarlo. In questo caso andiamolo a formattare selezionando Inizializza e poi su Continua. Per installare macOS 8 dobbiamo andare sul primo disco, che è quello appunto del programma di installazione. Ci troveremo all'interno diversi file, tra cui quelli più importanti, quello di installa macOS, quello con l'icona con l'omino. Andiamo a selezionarlo, premiamo due volte e si aprirà il programma di installazione. Facciamo clic su continua. Selezioniamo in disco di destinazione il disco rigido dove dobbiamo andare ad installare il nostro sistema, quello che abbiamo creato prima, in questo caso il mio Macintosh HD. E poi facciamo clic su seleziona. Qui abbiamo la pagina con le informazioni per installare il nostro sistema, facciamo clic su continua e poi abbiamo la finestra con il contratto di licenza, facciamo clic su continua e poi selezioniamo accetto. Adesso possiamo scegliere cosa installare sul nostro sistema. Se volete aggiungere qualche altra opzione, possiamo andare a selezionare il tasto ad hoc, così da scegliere ancora più opzioni rispetto a prima. Inoltre, selezionando opzioni, possiamo scegliere se lasciare la spunta su aggiorna i driver Apple dei dischi rigidi. Vi consiglio di lasciarlo. Selezioniamo ok e quando è tutto pronto possiamo selezionare avvia. Ora sta verificando il disco rigido virtuale che abbiamo creato. Adesso ci apparirà questo avviso di benvenuto, possiamo andare a fare clic su continua e lasciamo selezionato il disco di destinazione Macintosh HD. Selezioniamo installa ed ora attendiamo che il nostro sistema venga installato del tutto sul nostro disco rigido. Nel corso dell'installazione vi chiederà di installare diversi programmi, dovete semplicemente fare clic sempre su installa così tutti i programmi vengono installati. Dopo aver atteso alcuni minuti, l'installazione è finalmente giunta al termine. Ora possiamo scegliere se continuare per installare altri software oppure selezionare esci per terminare l'installazione. Per cui facciamo clic su esci ed ora siamo pronti per poter utilizzare il nostro sistema. Pertanto ora chiudiamo le finestre del programma di installazione, ora andiamo a selezionare altro e poi riavvia. E vedete che ora il sistema non avvia più il disco di avvio perché il nostro sistema è installato, quindi avvia direttamente il nostro disco rigido virtuale. Ora sta creando la schermata del desktop, che qui viene chiamata comunemente scrivania. E per iniziare appare già subito una finestra riguardo alle impostazioni del risparmio energetico. In questo caso non ci serve perché stiamo usando un emulatore, quindi selezioniamo chiudi finestra. E vedete che si è avviato l'impostazione assistita di macOS. Con questa finestra possiamo configurare il nostro Macintosh. Per cui andiamo a far clic sulla freccetta in basso a destra. Selezioniamo la nostra lingua italiano, altrimenti svizzero italiano. Qui ora dobbiamo mettere il nostro nome, che in questo caso metto il mio nome, e poi il nome della società o dell'organizzazione. Andiamo avanti. Qui potete selezionare se è attiva l'ora legale o meno e poi impostare la data e l'ora, che in questo caso è già attivato in automatico dal nostro emulatore. Qui andiamo a selezionare il luogo più vicino alla collocazione geografica, in questo caso Roma, Italia. Andiamo avanti con la freccia.
Qui ci chiederà di utilizzare il Finder semplificato, qui nel caso avete difficoltà ad utilizzare Macintosh oppure lo utilizzate per la prima volta, potete scegliere se attivarlo o meno. Premiamo con la freccia, adesso ci chiederà di modificare le impostazioni della rete, in questo caso non dobbiamo andare a impostare, per cui andiamo a chiudere e selezioniamo esci. In teoria abbiamo già terminato qui l'installazione di macOS 8, per cui possiamo già utilizzare adesso il nostro sistema. Ma se volete potete installare facoltativamente l'aggiornamento a macOS 8.1 che presenta diverse migliorie e correzioni di errori. Per installare basta inserire il disco all'interno del programma di ChipShaver e poi fare doppio clic sull'icona 8.1 update. Ed ora andiamo a selezionare il file aggiorna a macOS 8.1. Selezioniamo continua, selezioniamo il disco Macintosh HD, selezioniamo continua anche il contratto di licenza per cui avvia e ci avviserà che andremo adesso ad installare l'aggiornamento per cui andiamo a far clic su avvia. Se ci sono delle finestre aperte ci chiederà di chiuderle per cui andiamo a far clic su continua e adesso attendiamo che il programma di installazione aggiorni la nostra versione di macOS. L'installazione è già terminata per cui andiamo a far clic su riavvia e attendiamo che venga riavviato il nostro sistema. Bene, ora che anche l'aggiornamento è stato installato, siamo pronti per poter utilizzare il nostro sistema operativo. macOS 8.0 presenta diverse novità rispetto al System 7, tra le quali il multithreading che permette di gestire i processi in modo più semplificato, numerosi miglioramenti riguardanti la memoria virtuale e poi il notevole incremento di velocità nella gestione degli script nel sistema. Inoltre l'aggiornamento 8.1 include il nuovo file system HFS+, che ora consente nomi più lunghi, file più grandi e una migliore gestione dello spazio grazie a una riduzione dei blocchi. Inoltre questa è anche la prima versione dotata delle librerie Carbon. Questa versione è l'ultima che può essere utilizzata sui vecchi processori Motorola 68000. Infatti dalla versione 8.5 è possibile utilizzarlo solo ed esclusivamente sui processori PowerPC. Il funzionamento è molto simile a quello delle attuali versioni del Macintosh OS. Qui abbiamo appunto la barra delle applicazioni con i vari menu. Abbiamo il menu Apple dove possiamo avviare tutte le varie applicazioni, il menu Archivio, il menu composizione con le preferenze sui file, la vista delle icone sul desktop, svuotare il cestino, spegnere e riavviare il nostro computer e poi il menu dell'aiuto. Il menu poi varia a seconda del programma che stiamo utilizzando in quel momento. Inoltre a destra abbiamo un tasto dove possiamo scegliere quale applicazione dobbiamo utilizzare in quel momento, se abbiamo più applicazioni aperte contemporaneamente, in questo caso abbiamo solo il Finder aperto. Tornando al menu di Apple abbiamo qui diverse applicazioni che possiamo avviare come ad esempio il lettore CD, la radio FM, il blocco note, lo apro come esempio, poi la calcolatrice grafica, il programma per cercare documenti perché ai tempi non c'era ancora Sherlock che era il programma per cercare i file sul Macintosh. Poi abbiamo il promemoria, il puzzle, la scelta delle risorse, lo scollegamento all'accesso remoto, i suoni e poi la tastiera. Ma la funzione più importante di questo menu è sicuramente il pannello di controllo, dove possiamo modificare le impostazioni del nostro Macintosh. Abbiamo il menu ambiente, dove possiamo impostare il colore e la grafica del nostro Macintosh. Abbiamo poi la condivisione dei documenti, qui se vogliamo espandere i documenti anche sulle altre cartelle possiamo impostare il proprietario, la password, attivare la condivisione dei documenti oppure l'accesso alle applicazioni e poi l'attività degli utenti. Poi i controlli generali per proteggere le cartelle del sistema oppure avviare la pulsantiera, le impostazioni della data e dell'ora, il disco d'avvio se vogliamo avviare delle applicazioni sul nostro Macintosh possiamo scegliere cosa avviare all'avvio, quindi in questo caso solo il nostro disco rigido, le impostazioni di memoria, questo vale soprattutto nei portatili del Macintosh, quindi i Power Macintosh, il Macintosh Classic ed altri, poi le impostazioni del mouse dove possiamo impostare la velocità del movimento e del click. Possiamo avere le applicazioni da avviare in istantanea. Poi gli sfondi da scrivania dove possiamo impostare sia lo sfondo di motivo oppure selezionare anche un'immagine. Poi le posizioni della striscia movimento, il suono e il monitor dove possiamo impostare la risoluzione, i colori e poi le avvisi del nostro computer. Poi le impostazioni sul testo e poi gli utenti, quelli che vogliono utilizzare questo Macintosh. L'utilizzo delle finestre per chi non ha mai utilizzato un Macintosh è molto semplice. Abbiamo il tasto per chiudere la finestra a sinistra, il secondo tasto è quello per espandere la finestra con tutte le icone presenti all'interno e poi abbiamo il tasto per comprimere una finestra. Si può fare anche premendo due volte sulla barra del menu.
A proposito, andando nella cartella Macintosh HD troviamo diverse cartelle. Abbiamo la cartella di sistema dove abbiamo delle, impostazioni, alcune non si apriranno sicuramente. Abbiamo la cartella con le varie applicazioni, questo se installiamo diverse applicazioni all'interno del nostro Macintosh. Le risorse del nostro sistema, le pagine web, l'accesso ad internet con le applicazioni per accedere a internet. Notare ad esempio che c'è Netscape, poi si può installare anche Internet Explorer. Le utilità, quindi queste rivolte soprattutto per chi gestisce la parte del disco e dei floppy drive, e poi i programmi che abbiamo installato qui. In basso poi troviamo una striscia di controllo, questo permette di accedere subito alle impostazioni del nostro Macintosh, che sono poche, le più principali rispetto a quelle che troviamo nel pannello di controllo. Abbiamo l'opzione per attivare l'Apple Talk, la risoluzione del nostro schermo, i colori, l'avvio del disco, la condivisione dei documenti, le impostazioni sulla stampante e poi l'audio. Tra le applicazioni che possiamo avviare, ad esempio con la pulsantiera abbiamo l'editor script, qui dove possiamo registrare un audio, e poi il programma di testi dove possiamo scrivere le nostre note. Qui potete sbizzarrirvi come volete nelle applicazioni, c'è anche Office in italiano per Macintosh che andremo a vedere in un prossimo video. Insomma, potete utilizzare questo sistema come volete. Per chiudere il nostro Macintosh, per spegnerlo, possiamo, oltre a chiudere con il tasto in alto a destra del nostro emulatore, andando su Altro e poi selezionando Smetti. In poco il nostro sistema viene chiuso e il nostro Macintosh viene spento. Questo era in breve macOS 8 più l'aggiornamento a 8.1. Troverete come sempre tutto il materiale in descrizione e nel blog. Nei prossimi video andremo a vedere tutte le altre versioni, dal System 7 al macOS 9.1. Io termino qui questo video, vi ringrazio per avermi seguito, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale e di attivare le notifiche con la campanella per non perdere i prossimi video, ma soprattutto di seguirmi sui vari social network per non perdere gli aggiornamenti sui nuovi video e non solo. L'appuntamento come sempre è alla prossima, Rita in italiano. Ciao!